io sono andato a trovare i giovani fuori. E vanno, sono 6 figli, 2 sono fuori, li vai a trovare. E quando li vai a trovare, vai a Londra, non stanno a Londra nel centro, stanno nelle periferie di Londra. Non pensiate che stiano molto meglio. Non pensate perché guadagnano 2-3 mila sterline al mese e hanno tutte le cose, il conco, ma vivono in un clima del cazzo, mangiano un cibo del cazzo e sono in un posto del cazzo, e se gli dai una prospettiva, gli dai un segnale, tornano tutti qua! Io sarei qua 2 giorni. Io sarei veramente. Ma dimmi come ho visto l'agricoltura nel carro. Io sono andato a vedere una farma moderna fatta da trentenni, ventenni, il contadino del futuro. È arrivato il contadino, non è arrivato col trattore, è arrivato con una macchina elettrica. Dico, lei chi è? Sono il contadino, the farmer. E dico, ma i trattori, non abbiamo trattori, perché dobbiamo usare i trattori? Non abbiamo petrolio, non abbiamo trattori, ma il fieno per le mucche, abbiamo gli allevamenti, non dobbiamo prendere il fieno e metterlo in un barile di terra da mangiare alle mucche, agli animali d'inverno perché stanno in un ricovero. Le mucche stanno fuori, perché abbiamo scoperto che ci sono 22 tipi di erba che crescono in inverno, quindi pascolano tutto l'anno, mangiano fuori tutto l'anno, non usano concimi chimici. Io ho visto agricoltura, per voi sarà forse qualcosa, ho visto la permacultura fatta in modo industriale. Ho visto l'irrigazione fatta in modo industriale con un software, un computer, un ragazzo di 23 anni annaffiava spendendo e consumando un decimo dell'acqua di un coltivatore normale. Tutto sotto, tutto goccia, ogni piantina un pezzettino di gesso come fanno gli israeliani. E ho detto, dove l'avete presa questa tecnologia? Dagli israeliani nel deserto. Allora vai a vedere, bagnano la piantina con una zonetta di gesso sotto, non vedi niente, sotto il gesso rimane umido per giorni e alimentano così. Non usano la chimica, fitofarmaci, usano la collaborazione di piante con le altre, piantano. Allora c'è una progettazione prima straordinaria fatta a tavolino da dei tecnici e poi piantano e il lavoro lo fa la natura. Il parassita di una pianta tiene lontano il parassita dell'altra pianta. Non lo so, dirò delle cazzate, ma io le ho viste. E allora l'attività del contadino è che noi abbiamo in testa che i giovani non vogliono fare, sarà il futuro. Allora i contadini bisogna proteggerli come monumenti da subito, immediatamente.